c'è di tutto, cioè dall'amicizia vera alla scopata via, probabilmente. Sì, artistico, diciamo. Non saprei come. Non so, non c'è altro termine che arte, forse. Sveglio tardi perché sono devastato dalla sera precedente. Verso appunto le 11 così, arrivo qua, faccio colazione, di solito al bistrò, che ho le mani in pasta qua con i ragazzi che lavorano. E niente, sto qua. Poi magari se la colazione si prolunga perché si becca bella gente, si va su magari a mangiare qualcosa. C'è un bar con le finestre chiuse e murate sopra. Se facciamo un giro, se non c'è altro da fare, stiamo un po' là, guardiamo un po' di vestiti alla fine. Guardiamo oggettistica varia, comunque veramente valido. No, no, ho lavorato ora per 5 anni, adesso ho lasciato tutto. Lavoravo in una ditta qua vicino. Adesso ho lasciato tutto perché comunque faccio public relation qua al Millennium, sono PR insomma. I vari negozi che ci sono. Sì, c'è una pagina MySpace, www.tommasomillenniummyspace.com. E lì ti possiamo contattare comunque. Là c'è tutto, mi contattate, info, tavoli, prenotazioni, visite guidate. Comunque ne vale assolutamente la pena alla fine perché cioè si fa bordello, ragazzi, uso una parola un po' forte, però è l'unico modo di definire anche così proprio la situazione del Millennium. Guarda, città, dopo che ho scoperto sto posto, città è diventato sinonimo di noia. Tra l'altro parcheggio macchine dappertutto, ovunque. Guarda, volevamo un attimo buttarne un centinaio in più, comunque siamo già sui 300-400 penso, 350 m'hanno detto. Si sa, ma cioè cosa importa, voglio dire, il giro da fare, l'importante è che si stia bene alla fine. Si tratta di un benessere per un nuovo tipo di uomo, un nuovo tipo di benessere. Se avete 80 anni veniteci dalle 3 alle 4 al Millennium, ma ragazzi se sentite comunque, l'età non vuol dire niente, se vi sentite giovani comunque anche dentro, avete voglia di beccare gente, da 24 ore consiglio io. No, almeno, capisci? Se non sei di questi posti, vieni un attimo l'estate, prenoti qua in alberghetto, poi in zona industriale a Rovereto, vieni qua l'estate, ti fai una bella settimana pompata. Perché mai, capito, negli anni, capito, 80 c'era la Riviera Romagnola, negli anni 90 c'era la Sardegna, adesso c'è Rovereto zona industriale, c'è Millennium. Sono di Trento. Trento purtroppo le cose arrivano sempre dopo, si è fuori moda di almeno 10 anni e un posto così non c'è. Ci sono centri commerciali proprio troppo vecchi come impostazione, capito? Troppo vecchi. Questo qua invece ha lanciato, secondo me, l'avanguardia del centro commerciale perché investe comunque a 360 gradi la tua vita, capito? Cioè, tu diventi il centro commerciale a Millennium, capisci? Quella è cioè, l'idea d'avanguardia che c'è da sotto. Tu sei un centro commerciale quando arrivi qua. Commercializzi te stesso. Parti del tuo corpo come questo che ti dà tutto, capito? Tu dai tutto e ti viene ridato tutto comunque. E questa qua è l'idea di uomo comunque che, cioè, in una società così malata di nichilismo, è l'idea di uomo che invece combatte il nulla. Si rode dentro. Salve. Ma lui poi è uno degli storici del Millennium, praticamente possiamo dire di averlo lanciato insieme quasi. Capito? È una brava persona, ora veramente, magari a vederlo così potreste dire di no, ma è uno veramente in gamba, anche lui fa speaker voice quando faceva serate quelle più infuocate, tipo vengono giù un po' di DJ da Bolzano, c'è lui che parla e che il pubblico veramente lo infiamma, è incredibile. Ma niente, allora io vi lascio perché adesso inizia lo sbattone. Stasera stiamo organizzando una roba in collaborazione con la Coop che c'è qua dentro, tipo loro preparano dei prodotti Coop incredibili, il bistrò qua butta fuori da bere e si sta qua, gara di carrelli della spesa qua sulla strada del parcheggio. Guarda, non voglio svelare niente, è una sorpresa, fine, per chi ci verrà a trovare.
Quindi consiglio a tutti di venire stasera. Non è un consiglio, è un obbligo. A meno che, capito, non vogliono marcire in città. Ok, grazie allora. Prego ragazzi.